ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il PEF è passato, quello sulla Team, con larga maggioranza. La minoranza vi ha accusato, nella prima parte della discussione, di aver copiato e di aver fatto un copia e incolla di PEF precedenti, ma è proprio così? Assolutamente no. Il PEF è un documento economico-finanziario che ha dei numeri ben precisi, ovviamente legati alla gestione dell'anno corrente della tariffa sui rifiuti, e devo dire che anche ieri è emerso, insomma, con tutte le difficoltà ovviamente di una società in house che è appena partita, il primo PEF della società in house, un risultato straordinario che porterà in un momento, Alfredo, in un contesto nel quale tutto aumenta, tutte le bollette aumentano per il caro prezzi, grazie ad uno sforzo importante del Comune e della Team si arriverà ad una riduzione della tariffa per tutti e in modo più significativo per le frazioni. Adesso il piano industriale della Team qual è? Il piano industriale intanto già contiene le sue radici, perché nella scelta di trasformare la società in house il Consiglio Comunale ha dato delle indicazioni chiare che in realtà hanno già tracciato la linea. Ora è necessario predisporre da parte dell'azienda il piano industriale formale e strutturato. Il CDA sta lavorando in questa direzione. È chiaro che c'è una prima fase nella quale ci sono delle sofferenze, perché è una società che deve essere ristrutturata, rispetto alle quali non ho alcuna difficoltà a chiedere scusa ai cittadini per alcune cose che sui servizi devono andare meglio. Lo dico senza alcun tipo di problema, una consapevolezza però, che le scuse che chiede un sindaco che l'ha salvata, le sta dando una prospettiva, la sta ristrutturando come a tutti i dipendenti, hanno una credibilità diversa rispetto a chi oggi parla di Team quando l'ha portata al disastro, sull'orlo del baratro e tutti i dipendenti ovviamente a rischio, ovviamente lasciando una società che per tanti anni ha fatto pagare ai cittadini teramani costi esorbitanti, oggi non è più così, con servizi scadenti. A proposito di costi, parliamo di costi fissi e parliamo dei costi del personale, il problema qual è? L'alto numero di dipendenti che deve essere tagliato o il monte ingaggi di qualche altro dipendente, e allora deve essere tagliato questo? Guardi, il piano industriale farà poi l'esame dettagliato della situazione. Intanto è chiaro che la nostra indicazione, la nostra linea non è quella di abbassare il livello occupazionale, quindi tagliare dipendenti. Tutt'altro, i costi fissi, l'abbiamo detto, sono troppo alti, devono essere ristrutturati e io credo che il CDA, che ha questo mandato, lo farà in questi anni. Lo stiamo già facendo, perché in realtà la riduzione dei costi, mi creda, l'abbiamo già avviata da 3 anni.